Buongiorno, sono De Lazzari Ruggero, responsabile della divisione sviluppo di Ristorante Lombardia. Oggi vi voglio parlare di un nuovo prodotto, un caffè golosamente aromatizzato al gianduia. Andiamo ora a vedere come si prepara la macchina per il funzionamento ed il servizio. Rimuoviamo ora lo sportellino posteriore, dove va collocata la bottiglia con l'acqua. Questa è una grande comodità perché invece di una vaschetta che accumulerebbe sedimentazioni di calcare o altre sostanze contenute nell'acqua, noi andiamo a sostituire ogni volta tutto il contenitore e quindi la massima igiene. Andiamo adesso a richiudere il tutto. Ora la nostra macchina del gianduio è pronta per funzionare. Andiamo quindi a premere l'interruttore ed accenderla. Ora il display ci indica che la macchina sta riscaldando, quindi non è pronta al funzionamento. Ecco fatto, in 3 minuti appare la scritta on, quindi la nostra macchina è pronta all'utilizzo. Andiamo quindi a posizionare il nostro bicchierino e premiamo il tasto per l'erogazione. Ai ai, quando esce questa scritta vuol dire che la macchina richiede il lavaggio. Il lavaggio è una procedura di manutenzione che la macchina vi chiederà quando serve. Andiamo quindi a posizionare un bicchiere capiente e andiamo a premere il tasto lavaggio. In pochi secondi la nostra macchina torna pronta all'uso. Andiamo quindi a preparare la nostra bevanda. Riposizioniamo il bicchierino sull'appoggio sgocciolatoio e andiamo a premere il tasto per l'erogazione. Ecco il nostro gianduio che scende cremoso nel suo bicchierino. Andiamo ora a completarlo prima del servizio. La particolarità di questo prodotto è che viene servito con una golosa scorza di cioccolato gianduia, ottenuta con l'apposito strumento. Andiamo ora a prepararla. Ecco la nostra scorza di gianduia. Ed ecco pronto il nostro gianduio da servire come un prelibato pasticcino. Buon lavoro a tutti!